Italia, il lancio della Maverick è sostanzialmente cominciato, per l'Italia è cominciato oggi. Considerate che ci sono in Europa circolanti, ci sono 7 mezzi Maverick che sono utilizzati per le prove, quindi ancora siamo in fase embrionale, qui abbiamo uno solo, perché qualche nostro collega belga è riuscito a ribaltarne un altro. Il termine esatto è incartonato. Esatto. Bene, io mi chiamo Giovanni Garziano, sono responsabile dell'assistenza tecnica di BRP Italy. Per sostanzialmente, giusto per farvi capire, per tutti i prodotti BRP Italy, quindi da Canam a Sidu a Eviroot per il fuoribordo, non per le motoslitte. Il nuovo Maverick è stato progettato pensando ai tre pilastri fondamentali della filosofia Can-Am, che sono sostanzialmente condurre, essere il più possibile leader nelle prestazioni nel proprio settore, manovrabilità e precisione e comfort e sicurezza di lavoro. Vuol dire essere leader nelle prestazioni, sostanzialmente rispetto alla piattaforma Commander, Maverick non è un'evoluzione di Commander, cioè non è una trasformazione di Commander, è un veicolo ripensato. Una nuova gestione della fluidodinamica per riuscire ad avere un veicolo ad alte prestazioni che riesce ad erogare 101 cavalli. È sostanzialmente il veicolo più potente, il veicolo side by side più potente al mondo in questo momento. Fluidodinamica ottimizzata significa ridurre ostacoli al flusso d'aria o di miscela e carburante o dei gas di scarico, raffreddamento e via così. L'aspirazione, sulla parte aspirazione abbiamo un sistema di aspirazione ottimizzato con collettori indipendenti, aspirazione maggiorata, il plenum da mezzo litro. Per la parte CVT, dove è fondamentale tenere basse temperature per la longevità del sistema, abbiamo una nuova cinghia con PBO che è 1,6 volte più resistente del Kevlar, soprattutto ad alta temperatura. Nuova collegia motrice, doppio scarico d'aria in entrambe le direzioni, sia in ingresso che in uscita. Il motore, anche il motore è stato rivisitato soprattutto sulla parte testata, quindi nuove valvole più grandi sono le valvole di aspirazione e di scarico. Il rapporto di compressione rispetto al motore montato su Commander passa dal rapporto di compressione da 10,5 a 12. Doppi scarichi, portata maggiorata, convertitore catalitico a ciclo chiuso anche per mantenere sempre la tensione alle emissioni inquinanti. Se avete delle domande, le lasciamo alla fine, se per voi va bene. Abbiamo detto che in questo modo abbiamo ottenuto il veicolo side by side più potente al mondo in questo momento. Il Maverick eroga 101 cavalli, che è il 15% in più rispetto a quello che fa Polaris RZR 900 e 30% in più di RTK. Un migliore rapporto peso-potenza, 7,8 cavalli chilo, sì, cavalli per 100 kg rispetto a 7,4 kg. Sistema di accelerazione, acceleratore throttle by wire, quindi non abbiamo più la gestione della farfalla con un cavo. Sostanzialmente è un acceleratore elettronico, un sistema Bosch con farfalla da 54 mm che garantisce una precisione e controllo dell'acceleratore, soprattutto a bassa velocità. Quello, il beneficio che si sente soprattutto nell'acceleratore elettronico è sul terreno dissestato, quando il piede sul pedale continua ad oscillare e dà queste continue variazioni di apertura dell'acceleratore. In quel caso l'acceleratore elettronico filtra questo continuo sobbalzare e per mantenere una guida più lineare.
L'acceleratore elettronico poi consente anche di variare la risposta dell'acceleratore, quindi sui mezzi trovate il pulsante sport che serve per trasformare un'accelerazione da progressiva a lineare, quindi invece di avere un'accelerazione con una curva progressiva che nella guida normale, nella versione sport avrete una linea retta e quindi molto più aggressiva. Manovrabilità e precisione. Allora, innanzitutto il disegno di Maverick, nel disegno di Maverick BRP ha cercato di ottimizzare la distribuzione delle masse. Quindi abbiamo una distribuzione delle masse 44-56, 44 sull'anteriore e 56% sul posteriore. Il baricentro è stato centralizzato e anche è stata preferita una configurazione con motore centrale per ridurre l'effetto pendolo nei cambi di direzione. Altezza del baricentro 64 cm come la concorrenza sostanzialmente. Il passo è di 214 e si posiziona rispetto ai concorrenti principali Arctic Cat e Polaris, si posiziona in mezzo. Diametro di sterzata è buono, sono 612 cm, sono 6 metri. 6 metri. Centralizzare le masse, quindi la configurazione a motore centrale riduce l'effetto pendolo, quindi quello che è il sovrasterzo dovuto all'inerzia è molto più facilmente controllabile dal pilota rispetto alla scodata dovuta alla massa posteriore. Agilità a confronto, distribuzione dei pesi, vediamo, abbiamo in fondo Maverick, Wildcat e Razor. La distribuzione delle masse è simile fra Wildcat e Maverick, anche se poi cambia il passo, che è superiore per Wildcat, e superiore la massa sul posteriore di Polaris. Altezza del baricentro abbiamo detto che è simile, 63,5-64 cm, ma i concorrenti offrono delle configurazioni col motore posizionato sul posteriore. È possibile tornare indietro un attimo sulla distribuzione dei pesi? Yes. A disposizione. Sì. No, ma ho visto che rispetto il telaio è stato ripreso da quello del telaio Commander, dalla parte del telaio Commander, la zona comune è la gabbia di sicurezza sostanzialmente tra la bianca. Mentre invece sono state allungate la parte frontale e quella posteriore. In totale il veicolo è più lungo di circa 20 cm. Un elemento fondamentale anche per la manovrabilità, per la guidabilità, è la rigidezza del telaio, in modo che la deformazione del telaio non interferisca con quello che è il lavoro delle sospensioni e dello sterzo. Il telaio di Maverick presenta una rigidità torsionale che è superiore a quella della concorrenza, 1,74 volte rispetto a quella di Polaris, 1,77 rispetto a quella di Arctic Cat. Ciò significa che sottoposto a una determinata a una forza di torsione, il telaio si deforma di meno. Una delle grandi innovazioni che BRP ha introdotto su Maverick è la sospensione posteriore. Abbiamo introdotto una sospensione posteriore che abbiamo chiamato TTA, Torsional Trailing E-Arms, che sostanzialmente è fatta con un doppio braccio ad A, che consente di vincolare i 5 gradi di libertà su cui lavorano normalmente le sospensioni. La soluzione a 5 bracci utilizzata su Wildcat è un'ottima soluzione perché permette di vincolare bene la ruota, la sospensione, ma riteniamo di aver migliorato le prestazioni con il braccio TTA. Perché? Perché condensiamo ogni A integra due di quelli che sarebbero 5 bracci della sospensione a 5 bracci.
e questo riduce l'utilizzo di giunti sferici e accoppiamenti, e quindi riduciamo anche gli effetti dei giochi dell'usura e le masse sospese. Madonna, l'altro mi comprimeva la testa per fare i neuroni. Nessuna sterzata indotta o variazioni di convergenza, lo scrub, cioè l'avvicinamento delle ruote che si ha quando la sospensione lavora, è minimo, sono 4 cm. Allora, l'idea del tuo colpino non era male. Quindi nessuna sterzata indotta, questa è la sospensione posteriore vista dall'alto. Lo scrub è questa, la variazione di distanza fra le due ruote nel momento in cui la sospensione è una sospensione del lavoro rispetto all'altro. Nessuna variazione anche della campanatura. Escursione della sospensione di 35,6 cm. C'è stato nella progettazione c'è stato anche un occhio di riguardo alla riduzione delle masse non sospese, quindi sostanzialmente tutto quello che c'è sotto la sospensione che influenza la stabilità del veicolo e il conforto di guida. Cioè se la zona mozzo ruota è pesante, la sua inerzia tende a muovere il veicolo, quindi riducendo il più possibile l'inerzia delle masse non sospese, che quindi non possono essere ammortizzate dalla sospensione, si ottiene un controllo del veicolo, un comfort superiore. Confronto tra le sospensioni TTA 3 bracci e 5 bracci viste dall'alto. Questa è la configurazione con le sospensioni non compresse. Nel momento in cui nella massima compressione non abbiamo nessuna sterzata indotta per le TTA, nella sospensione a 3 bracci invece abbiamo già un angolo di sterzo indotto di 3 gradi. E la 5 bracci invece lavora bene in questa configurazione. Però cosa succede con lo scrub? Ad esempio, lo scrub è di 40 mm sulle sospensioni TTA, 46 sulle 3 bracci, quindi secondo me va bene, ma è più che doppio della configurazione a 5 bracci, 88 mm. E anche la variazione della campanatura è inesistente per le TTA, 4 gradi sulle 3 bracci e 2 gradi sulle 5 bracci. Masse non sospese, la configurazione della sospensione del Maverick garantisce 30 kg di masse non sospese, e mentre invece nelle altre configurazioni passiamo a 32 o 34 kg. Sull'anteriore si utilizzano le sospensioni a doppio braccio ad A, come quelle che si utilizzano sugli altri veicoli ATV, sempre una sospensione di 35,6 cm. Per un comfort di guida. Il veicolo che trovate qui è la versione X, che è quella che sarà commercializzata in Italia, monta delle sospensioni Fox 2.5, Podium X Performance, sono sospensioni disegnate, il cilindro e lo stelo sono disegnati per lavorare ad alta temperatura e c'è la possibilità di variare la regolazione della sospensione. Differenziata per bassa velocità e alta velocità, cioè ci sono due ghiere di regolazione relative alla bassa velocità e all'alta velocità. Posso montarci? Differenziale anteriore disco lock, come succede anche sui veicoli ATV, sostanzialmente c'è un differenziale autobloccante anteriore che interviene quando la differenza di velocità è di 7 km orari, tra una volta e l'altra, e quindi non richiede nessun intervento da parte del pilota. I cerchi utilizzati sono senza centro per una riduzione delle masse non sospese, e utilizzano un bedlock in alluminio per ridurre il pericolo di stallonamento del pneumatico. Condizioni gravose. Freni a disco su tutte le quattro ruote, doppia pinza anteriore, singola pinza posteriore. Diciamo una moda a tre ruote. Attenzione design per una maggiore attenzione al pilota,
sostanzialmente ci sono dei sedili con schienale alto e supporti laterali e lombari, il sedile del pilota può essere, si può variare l'inclinazione, no scusate, è possibile variare l'inclinazione dello sterzo e il pannello strumenti è vincolato allo sterzo, quindi varia l'inclinazione anche del pannello strumenti insieme allo sterzo. I pulsanti sono disegnati in modo da essere facilmente raggiungibili dal pilota. Per quanto riguarda il passeggero, sono state integrate delle maniglie di sostegno per il passeggero, facilmente raggiungibili e rigide. Comfort, credo che le fotografie facciano vedere abbastanza bene la differenza. In ultima posizione troviamo Maverick. No, già il fatto che fra il passeggero e il pilota ci siano una ventina di centimetri di distanza in un terreno sconnesso credo che faccia la differenza. Versatilità di carico. Il Maverick esce di serie con un portapacchi posteriore multifunzione, uguale a quello che si monta sui veicoli ATV. È possibile utilizzare delle vasche opzionali e ci sono poi dei vani di carico da 17 litri e da 13 litri per un totale di 31,6 anche dell'abitacolo, quindi sotto il sedile e sulla console. Una cosa che possiamo dire è che sul piano di carico posteriore è possibile utilizzare tutti gli accessori della linea canale, perché il sistema è lo stesso con il sistema di collegamento link. Quindi si possono usare borse, portapacchi, valigie e via. La sicurezza, gabbie di sicurezza diametro 5 cm per una maggiore resistenza, reti laterali di protezione ad aggancio rapido con un cinturone di sicurezza a 3 punti e anche su questo veicolo come su tutti gli altri viene fornito di serie l'antifurto DES con la possibilità di programmare due chiavi differenti, una per l'utilizzo performance, quindi ad alte prestazioni, l'altra con nell'utilizzo che chiamiamo normale con velocità limitata a 70 km/h. Ma solo la velocità o anche la potenza, fino a 70 km/h? Velocità. Solo velocità? Quello che praticamente si è guidato. No, voi se avete guidato con la chiave nera è performance, sì. La chiave grigia è quella limitata. E poi c'è il discorso sport, ma lo sport, il tastino sport oltre alla risposta dell'acceleratore influisce anche sulla mappatura della centralina o è solo il discorso chiave che influenza sulla potenza? È solo il discorso chiave che influenza sulla potenza. Solo l'acceleratore, quindi. Il pulsante sport garantisce il ritardo dell'acceleratore. Sì, diventa più o meno nervoso. Sì, sì. Indicatore analogico digitale sulla strumentazione, il volante personalizzato e finiture con grafica X. Sono stato anche troppo veloce. Da capo. Ricominciamo adesso poi vi interrompo. Grande, bravo. Avete domande? Come mai niente servo sterzo? No. Come mai niente servo sterzo? Probabilmente per visto che il ritorno questione... è un po'. Perché non è considerato un veicolo utility, è considerato un veicolo sport, quindi la decisione è quella di non utilizzare il servosterzo. I problemi del servosterzo possono intervenire con i surriscaldamenti, quando il servosterzo va sotto carico alla fine diventa molto più pericoloso, perché poi ti aspetti il servosterzo, invece a quel punto la centralina in caso di surriscaldamento interviene con un derating. E quindi diventa rigido e simpatico quando te lo trovi. Esatto. Mezzo. Quindi in un veicolo utility è normale che ci sia il servosterzo perché deve essere utilizzato con il massimo del comfort. In un veicolo sport il servosterzo può introdurre dei rischi. Non è detto che non venga introdotto in seguito. Bella messa. Lavora se mi voglio fare altre domande? Posto. Se siete a posto usciamo di qui che ci siamo cuocendo. Scusi, quanto influisce il guidatore e il passeggero sulla distribuzione dei pesi che è data quasi in centralità piena per il Maverick e quanto sulla RZR e quanto sulla
Non sono pronto su questa domanda. Come se non fosse stata fatta. 1, 2, 3, il nuovo sistema sospensivo posteriore, sì, sui doppi arms arretrati, sì, sarà la linea guida di base su quale svilupperà, diciamo, una sospensione posteriore basata fondamentalmente sulle monoposto da pista. E sarà la linea guida sulla quale si baserà il concetto di Can-Am? No, in questo momento non è chiaro. Sicuramente in un veicolo sport come questo era la soluzione che si doveva adottare. Se no? Perché pista, qualche motivo ci sarà? Perché la soluzione indipendente, posteriore, semplice ha ovviamente i suoi vincoli. Però non lo so se sarà introdotta, potrebbe, non lo so, nella mia immaginazione magari un giorno vedremo su qualche veicolo limite della microsoluzione. Grazie. Diciamo che è un segno d'altro, no? Io posso fare una considerazione. Il viscolo davanti, per un mezzo che comunque deve andare magari in delle buche, magari in degli ostacoli, magari in che ne so, non porta su un mezzo così grande dei danni eventualmente, nel senso magari il biscolocco agisce appunto su una ruota, visto che sono dei mezzi comunque grandi, non c'è rischio di rottura se per caso, che ne so, uno si accorge che è andato a prendersi un pericolo, visto che il mezzo comunque è grande, o comunque che non ha previsto una soluzione, diciamo, per non far incorrere pericoli al pilota. Cioè, perché è stato usato, tradotto in linguaggio tecnico, perché l'utente che lo usa poi si esprime. Tradotto in linguaggio tecnico, la scelta di Can-Am di utilizzare un differenziale anteriore viscoloc, che utenza va a premiare? Che utenza va a premiare secondo Can-Am? Cioè, l'utilizzo di un viscoloc in quali situazioni è migliorativo rispetto all'utilizzo di un differenziale bloccabile meccanicamente a un certo punto? Come, o rispetto a una alla tipo articata, o se vogliamo alla soluzione del Polaris R ZR 4x4 on demand? Cioè, dove il viscoloc è migliorativo rispetto alle altre soluzioni già presenti sul mercato, senza andare a parlare di concorrenza? Un'ottima domanda, ma sostanzialmente noi non abbiamo utilizzato il viscoloc in questo momento, sia nel viscoloc standard che nel viscoloc QE, che è quello che è installato sui veicoli col telaio G2 di nuova generazione. Non abbiamo avuto dei problemi fino a questo momento che hanno dato delle limitazioni di utilizzo, quindi sostanzialmente è sembrata una buona idea anche quella di utilizzare su mano. Detto in altro modo, se ho ben capito, l'utilizzo del biscoloc permette con la sua gradualità la grande tranquillità e sicurezza all'utente, che non deve, come negli altri casi, fermarsi prima dell'ostacolo, ma può, procedendo in una marcia costante, utilizzare il biscoloc che da solo, non elettronicamente ma comunque meccanicamente, ripartisce la potenza tra le due ruote, garantendo all'utente la possibilità di marcia continua, e nell'eventualità di un passaggio tiralistico basta che la potenza erogata sull'acceleratore sia costante per determinare un continuo bloccaggio o comunque ripartizione forzata meccanicamente del differenziale. In pratica l'utenza del Maverick, che tra poco verrà presso lui, l'utenza del Maverick è un'utenza che si prevede non lo molli mai il gas, cioè che voglia continuare ad avanzare. Non è fatta per l'utenza del Trial, dove magari si troverebbe meglio con un Polaris o con un applicato che blocca il 100 e si ferma. Ragazzi, il Maverick c'è 101 cavalli, questo deve andare. Usare 101 cavalli per 10 all'ora, effettivamente è giusto che sia stata spinta l'utenza che usa le caratteristiche del motore e delle peculiarità relative
le caratteristiche di mezzo, quindi un differenziale che deve lavorare con il mezzo in movimento. Più che montare un RZR o un Wildcat, che ti devi fermare, mettere le quattro, mettere il lock differential e poi quando hai finito l'utilizzo devi rifermarti, togliere il lock differential. E questo è un sistema che comunque fino ad oggi ha ben funzionato, ha ben funzionato anche sugli altri veicoli. E la, il fatto che il differenziale è con visco lock, quindi con un blocco idraulico, sostanzialmente nel trasferimento di coppia, e garantisce appunto il fatto che non bisogna fermarsi per poter innestare la trasmissione diretta. E poi non lo dice nessuno, però con le soluzioni convenzionali di bloccaggio meccanico è ovvio che l'utente, se dà troppo gas o forza, ha una meccanica della meccanica costretta, quindi ognuna delle ruote con un blocco 100%, ognuna delle ruote deve fare un giro. In condizioni di poco attrito potrebbe questo dare luogo una rottura del differenziale, mentre un differenziale che si autoadatta e trasferisce coppia a seconda delle condizioni di grip di ognuna delle ruote salvaguarda sicuramente anche la meccanica della ZR, scusate, del Maverick rispetto a una meccanica rigida. Cioè praticamente con questo non ci pensi e fa lui, detto in altro modo, con gli altri devi seguire un'azione. Comunque vi ricordo che gli altri sistemi adesso